Un incontro per parlare di autismo organizzato dal comune con esperti del settore e genitori nella giornata mondiale dedicata al tema. Un momento di confronto importante per tutti per poter affrontare nel miglior dei modi la sindrome. Che Giuliano con il piano sociale sta lavorando bene, ha lavorato bene, cerca di essere vicino alle famiglie. I centri da queste, diciamo, dalle notizie che abbiamo funzionano bene. Dobbiamo cercare di creare dei momenti di inclusione all'aperto dove il bambino può veramente vivere la normalità con i coetanei e soprattutto con la famiglia. Mancano proprio momenti di condivisione con le altre famiglie, mancano momenti di condivisione perché c'è un chiudersi, c'è una autoemarginazione. Molto spesso vedo lotto con tanti genitori perché ci sono associazioni che si frequentano praticamente le persone, le famiglie, solo tra famiglie autistiche, dico io. In sala anche i genitori che hanno portato la loro testimonianza. L'autismo si spinge a una solitudine, nonostante l'ottima legislazione che ci abbiamo in Italia, però poi noi famiglie siamo costrette un po' a un percorso ad ostacoli per rendere fruibili i diritti e il sostegno di cui è necessario per includere la diversità dei nostri figli in tutto il resto. Se c'è una presa in carico da parte della comunità tutta, la famiglia non si sente sola, perché spesso è così. Intorno al soggetto autistico si focalizza l'attenzione, ma si dovrebbe allargare proprio la prospettiva rispetto a quello che sono i bisogni del soggetto e anche della famiglia tutta, che viene coinvolta in prima persona nella gestione proprio della problematica. Molto spesso invece tutte le problematiche che riguardano questi ragazzi una volta cresciuti vengono messe un po' da parte. E mi dispiace dirlo, ma purtroppo spesso, anche se molto ben seguiti durante la loro infanzia, durante la loro adolescenza, una volta diventati adulti possono incominciare a creare dei problemi abbastanza importanti.